Quando oggi si pensa ad un bullo, ci si immagina una figura come questa, o questa, o ancora questa. Ma il bullismo è un fenomeno che è sempre esistito. E se volessi farvi un esempio, torniamo sul famoso vialetto su quel ramo del lago di Como, il 7 novembre 1628. Eccoli lì, poggiati sul muretto, i due bravi, probabilmente i bulli più famosi della storia. Ed ecco la vittima, Don Abbondio. Con bullismo intendiamo tutte quelle azioni di provocazione e violenza messe in atto nei confronti di un altro individuo considerato più debole, la vittima. Non si fa riferimento a un atto singolo, ma a una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente che possono essere suddivisi in tre categorie: fisici, psicologici e di genere. Nel primo caso si parla di atti indirizzati a lesionare fisicamente un individuo. Nel secondo caso, invece, si tratta di ferire l'orgoglio di una persona con insulti o atti diffamatori nei suoi confronti. Nel terzo caso si tratta di situazioni come omofobia e razzismo, per cui si deride o molesta un individuo per la sua religione, razza o orientamento sessuale. Ma cosa distingue un bullo di una volta come un bravo da un bullo di oggi? Semplice, il cyberbullismo. Prendiamo i due bravi, forniamogli l'anonimato e facciamo in modo da renderli invisibili alla vittima. Diamogli un modo per diffondere la loro pratica con chiunque nel mondo e rendiamo il tutto più complesso. Questa pratica è anche peggiore del classico bullismo in alcuni casi, come quando non si sa chi c'è dietro al monitor. In più, ciò che viene pubblicato rimane nel web, anche se rimosso, poiché magari qualcuno può averlo condiviso o salvato sul proprio dispositivo. Ma allora chi è il bullo? Il bullo è un ragazzo che ha bisogno di potere e dominio sugli altri, ha bisogno di affermarsi con la forza. Perché? Semplicemente perché i suoi modi di fare gli fanno riscuotere successo, rispetto e consenso attraverso la paura. Il bullo si sente un leader. Questo è ciò che crede lui almeno, ma non è per niente così. In realtà il bullo non possiede nemmeno una delle caratteristiche fondamentali del leader, quali l'empatia, l'abilità a relazionarsi e l'arbitrare eventuali conflitti. E la sua famiglia? Molto probabilmente colui che reagisce violentemente con gli altri potrebbe avere qualche trauma infantile o qualche problema familiare. Esempi quale il padre in carcere, la madre disoccupata, genitori assenti, tossicodipendenti o alcolisti. Un ragazzo lasciato a crescere da solo non ha ricevuto educazione e il suo modo di interagire ne è una conseguenza. Ma ora che sappiamo come riconoscere un bullo, come possiamo fare per evitarlo? Ecco alcuni consigli per combattere il bullismo. Numero 1. Aumentare l'autostima della vittima. Il bullo agisce indirettamente su quest'ultima cercando di sminuirla. Se ci si mostra fieri di se stessi, i bulli avranno difficoltà a infierire su di voi ed eventualmente rinunceranno. Numero 2. Non farsi condizionare. Il bullo insiste sul fattore psicologico, sottolineando tutti gli aspetti negativi della vittima. E se invece quest'ultima si concentrasse sui propri punti di forza? Questo, oltre a spiazzare il bullo, aumenterebbe l'autostima della vittima. Numero 3. Incoraggiare le interazioni sociali. Che si sia vittima o amico di quest'ultima, il creare legami con gruppi di coetanei è sempre un buon modo per evitare di essere assaliti e avere amici su cui contare. Quest'ultimo punto diminuirebbe anche i casi di esclusione. Analizziamo adesso i casi di bullismo in Italia. Quante sono le persone che hanno subito violenze? Prendiamo in considerazione le tre fasce, nord, centro e sud Italia, e facciamo nella media. Ciò che ne viene fuori dal seguente grafico. Vi è una minoranza di assenza di violenze, 47,30%, e una maggioranza complessiva di violenze del 52,20%, dato che conferma che più della metà degli alunni hanno subito almeno una violenza nel corso dell'anno scolastico. Nel caso di cyberbullismo, invece, cosa dovrei fare? Per prima cosa chiediti, si tratta davvero di bullismo? Una volta che se ne è sicuri, ecco alcuni provvedimenti che potresti prendere. Numero 1. Ignora il bullo. L'obiettivo principale del bullo è far perdere alla vittima l'autocontrollo. Quando la vittima perde il controllo, fondamentalmente si consegna al bullo. Insomma, a volte la miglior cosa da fare è non fare nulla. Numero 2. Resisti all'impulso di reagire. La rabbia è indice di debolezza, cosa che incoraggia ancora di più il bullismo. Non gettare benzina sul fuoco. Numero 3. Gioca d'anticipo. Blocca il contatto che ti manda i messaggi. Nel caso tu ritenga che la situazione sia grave, insieme ai tuoi genitori dovresti riferire il fatto alle autorità scolastiche, rivolgerti alla polizia o anche consultare un avvocato.
Insomma, alla fin fine il bullo è un ragazzo proprio come noi e per sapere come difendersi bisogna capire anche i suoi punti di vista. Ognuno ha i suoi pregi e difetti e bisogna imparare ad accettare chiunque, a prescindere dal suo aspetto, carattere e provenienza. Tratta gli altri come vorresti essere trattato e rendi questo mondo un posto migliore.